Oggi parliamo del DB Tools, uno strumento ideato per la realizzazione degli extended body. Gli extended body sono necessari quando noi dobbiamo realizzare artificiali di grosse dimensioni. Pensiamo a una Mayfly, pensiamo a un grosso Acronuride. Questo strumento ci dà un aiuto per questa realizzazione. La confezione contiene due misure diverse per realizzare artificiali anche di dimensioni molto diverse tra di loro. Vediamo in dettaglio come si utilizza. Iniziamo intanto posizionando e bloccando il nostro accessorio sul morsetto. Prendiamo un bobinatore, in questo caso utilizzo della seta floss. A questo punto, una volta arrivati alla lunghezza desiderata, prendiamo un calamo di Ecol che avremo in precedenza preparato. Questo calamo è importante perché rappresenta lo scheletro che darà sostegno al nostro artificiale. E torniamo a spire larghe verso le code. Sto cercando di fare una mosca di maggio, quindi da una piuma di fagiano prendiamo tre fibre per la realizzazione dei cerci della nostra Mayfly. Regoliamo la lunghezza e poi iniziamo con cautela a bloccarle. A questo punto procediamo nella direzione opposta e la cosa che dobbiamo fare è cercare di dare una buona conicità al nostro artificiale, per avere un addome che sia più realistico. Dovremmo esserci come conicità, e ora con tre giri andiamo noi concludiamo il nostro addome. A questo punto siamo pronti per sfilare con delicatezza il nostro addome steso. Chiaramente, in questo caso ho usato una seta floss, quindi noi dovremo per forza, con della colla leggera e morbida, dare consistenza e solidità all'addome. Una volta asciugato saremo pronti per assemblarlo sul lamo per la realizzazione, in questo caso, della nostra Mayfly.